Benvenuti al nostro TED Talk di oggi, che fa parte di una serie di incontri sulla cultura del car design organizzati dal Master in Transportation Automobile Design del Politecnico di Milano e Polydesign. Io sono Flora Gaetani, Communication Manager del Master. Oggi per l'appunto con noi è con noi Orazio Pagani, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma cercherò di dire giusto due parole per non rubare altro spazio. Orazio Pagani nasce a Casilda, un piccolo paesino dell'Argentina. La sua passione per le automobili si nota sin da piccolo quando inizia a realizzare dei modellini con tutto ciò che gli capita sotto mano. A 14 anni scopre il genio di Leonardo da Vinci, la sua filosofia che poi influenzerà tutto il suo percorso. Arte e scienza sono discipline che possono vivere insieme. Con questo incipit, io lascio la parola, al nostro ospite che appunto ci parlerà di questa filosofia che ha permeato tutta la sua professione. Bene, grazie del vostro invito a partecipare a questo così, evento con tutti questi ragazzi è sicuramente un privilegio. Il Politecnico è un'istituzione prestigiosa in tutto il mondo e perciò per me è veramente un piacere. Allora, mi piacerebbe molto non parlare tanto, tanto, tanto di me, ma a raccontare quelle che possono essere, diciamo, le cose più significative che possono essere di aiuto, essendo che ho 64 anni e di errori ne ho fatto tanto, e ho fatto un percorso lungo, magari cercare di essere di supporto, di aiuto per i ragazzi più giovani. Allora, sono nato in Argentina, in una città abbastanza piccola della Pampa, e dove in realtà non c'era nessun tipo di né tradizione artistica né di cultura tecnica. E si lavorava la terra e questo era un po' quello che si faceva. Mia mamma era però una donna di gran buon gusto, una donna che disegnava molto bene, faceva delle pitture bellissime, molte le ho con me. E in più si dava da fare ci faceva i vestiti e ci insegnava a lavorare con le mani. Mio papà, un fornaio, perciò un uomo che ha insegnato a noi così il rigore, l'importanza del lavoro, del sacrificio. Più di 50 anni fa, fare il fornaio non era come adesso, dove le attrezzature, le macchine fanno quasi tutto da solo. Da solo ai tempi era un'attività che richiedeva un sforzo notevole. Ricordo mio padre scaricando dal sulchi a cavallo la legna per poi scaldare il forno e alzarsi alle 3 o 4 del mattino a lavorare. Insomma, un uomo che ha fatto tanti, tanti, tanti sacrifici. Ho cominciato a lavorare come fornaio a 12 anni e ha lavorato fino al giorno prima di entrare in ospedale. È entrato in ospedale che avevo 88 anni e fino al giorno prima ha lavorato come fornaio. Ci ha trasmesso a me e ai miei fratelli appunto il rigore verso il lavoro, la serietà e il rispetto che bisogna avere verso il lavoro. E soprattutto anche verso i clienti che venivano a comprare il pane. Quando ero abbastanza ragazzino ho coperto subito questa passione per l'arte, perciò per le materie artistiche mi piaceva molto disegnare, modellare, scrivere delle poesie, suonavo il pianoforte. Però avevo anche una forte curiosità verso le materie tecniche. E mio nonno aveva delle mietitrebbia, cioè delle macchine per lavorare la terra, e mi incuriosiva molto vedere queste macchine con tutti questi ingranaggi,
questi meccanismi, e lui che ci lavorava, perciò ero molto curioso della meccanica e della tecnica. E pertanto così pensavo che cosa farò da grande, no? E perciò farò l'ingegnere, studierò belle arti, ma ero proprio un ragazzino. Infatti sempre dico che mi ritengo molto fortunato, perché avere una passione così forte, le idee anche abbastanza chiare sul mio futuro quando avevo poco più di 10 anni, e veramente essere fortunato, avere un ideale che ti aiuta, devo dire, a alzarti ogni mattina con una motivazione, con tanta energia. E da ragazzino, proprio fra i 10-12 anni, ho cominciato a fare dei modellini fatti con del legno balsa, con del borotalco miscelato con un adesivo che usavo come stucco, le lattine di Nesquik, con tutto quello che trovavo che poteva adoperare, usare un ragazzino di 10-12 anni, no? Perciò con tanta passione prima facevo un disegno sulla carta a quadretti e poi creavo questi modellini. Una buona parte di questi, quelli che sono riuscito a conservare, si trovano oggi nella galleria che c'è nella fabbrica. E appunto il mio collega Alessandro Lupo, che è stato un studente insieme a Antonini del Politecnico, adesso, cioè dallo scorso anno, ha anche il compito, oltre alle altre cose che fa, di aver fatto la scansione di due di questi modellini e disegnarli, portarli a scala reale, e adesso abbiamo di questi due modellini i modelli già a scala 1.5, e speriamo di poter fare anche quelli a scala 1.1. Bueno, dopo questa nota dico che attraverso una rivista che si vendeva in Argentina, che leggeva mio papà, Selezione del Reader Digest, era un mensile americano ma in lingua spagnola, e ho letto c'erano due pagine che parlavano di Leonardo da Vinci, che logicamente io non sapevo chi fosse, però la cosa che mi colpì di questa lettura è stata una frase che Leonardo, più di 500 anni, che l'arte e la scienza sono due discipline che camminano mano nella mano, possono andare mano nella mano. Quando ho letto questa frase di Leonardo, e più o meno ricordo il giorno, perché è stata un momento incredibile della mia vita, si è aperto una porta del percorso, della strada, del cammino che io volevo perseguire. E poi approfondendo sulla storia di Leonardo, perché poi mi sono appassionato, ho cominciato a comprare dei libri, a studiare la vita di Leonardo, ho visto la quantità impressionante di cose che lui aveva fatto tantissimi, tantissimi anni fa, cioè tutte le discipline dove lui si è interessato. Ecco. Allora mi sono detto, ma se Leonardo ha fatto tante cose, perché diciamo oggi noi con tanti più mezzi rispetto a quelli che aveva Leonardo ai tempi non possiamo fare anche una millesima parte di quello che ha fatto lui? Perciò lì è dove mi sono convinto che non essendoci in Argentina delle scuole, delle università, perché ai tempi stiamo parlando di più di 50 anni fa, c'era pochissimo, e a quel punto studiare così come autodidatta entrambe le discipline poteva essere l'unica alternativa che avevo in fondo per poter imparare, per accrescere la cultura. Tenete presente che a differenza dell'Italia, in Italia uno parla di Torino, pensa alla tradizione che c'è a Torino nel campo
che noi amiamo così tanto. Pensiamo alla Pininfarina, a Verdone, a Giugiaro, a Scaglione, a che ne so, tutta una serie di designer, ne ho nominato solo alcuni, però Gandini, con una, c'è una cultura a Torino impressionante, anche a Milano la tradizione che c'è nell'industria del design, ma anche nel disegno di automobili, con aziende come Sagato, ai tempi la carrozzeria Touring, l'Alfa Romeo, eccetera. Perciò là invece purtroppo quello non c'era. Però non importa, perché attraverso qualche rivista che veniva editata in Argentina, prevalentemente su macchine da corsa, ogni tanto apparivano qualche paginetta, quando c'era, non so, un salone dell'automobile, Torino, piuttosto che Ginevra o Francoforte, e io vedevo questi prototipi che venivano fatti a Torino, così come le macchine sportive, e quello che era un comune denominatore in queste macchine sportive italiane, perciò Ferrari, Lamborghini, Maserati, è che queste macchine erano fatte nella zona di Modena, cioè in questa zona. Perciò lì ho cominciato a sognare di diventare un designer e un costruttore di macchine sportive, e facevo questi modellini e invitavo i miei amici a vederli e le dicevo: guarda, questo lo sto facendo per il salone di Torino, questo lo sto facendo per il salone di Ginevra. E i miei amici, vedendo che lo facevo con molta disciplina, con molto impegno, così, non mi prendevano in giro, la prendevano sul serio, anzi, sempre mi chiedevano, ma eravamo proprio dei bambini, e loro mi chiedevano: ma stai preparando qualche nuovo prototipo, qualche nuova... Poi sì, adesso sto facendo, perché il mese prossimo c'è quel salone, allora sto preparando questi modellini. E la cosa bella quando uno è ragazzino è quella di poter sognare, ma se uno si mantiene ragazzino anche a 50, 60, 80 anni, continua a sognare sempre. Perché? Perché i sogni, la passione, l'emozione non hanno età. Perciò è una cosa che ci tiene vivi, ci dà energia sempre. E questo forse è un suggerimento che vi do. Affrontate sempre le cose con compassione, con serietà, con rigore e con disciplina. Perché facendo così, prima o poi, nel nostro mestiere, che non è un mestiere così facilissimo, non è così facile trovare lavoro, comunque con queste, così un po' con queste premesse, che non hanno niente di nuovo, perché penso che è lo stesso che vi hanno insegnato i vostri comunque genitori, i vostri nonni, ci sono più probabilità di raggiungere i nostri traguardi, i nostri sogni. Ecco, poi ho fatto una scuola, curiosamente, si chiamava Perito Mercantile, in realtà io sono un ragioniere, perciò ho finito la scuola di ragioneria, e poi mi è stato molto molto utile per fare anche oggi l'imprenditore, perché mi ha aiutato a capire come mettere le colonne del deve e dell'avere, no? Perciò è stato utile anche questo. Poi ho cominciato a studiare a 18 anni, mi sono spostato a La Plata, che è una città a circa 400 km di Casilda, dove c'era un'università di belle arti, e sono andato a studiare lì. Purtroppo era l'anno 73-74, che probabilmente voi lo ricordate, avrete già, che se siete ragazzi, però il periodo è desaparecido, cioè gli anni della guerra sociale in Argentina, che sono stati anni veramente molto molto difficili, perché eravamo all'università e con sempre c'erano dei ragazzi armati, e vedevi i carri armati girare per i corridoi, i cortili,
delle strade dentro l'università. Insomma, è stato un periodo molto molto triste, molto brutto, perché ho visto scomparire degli amici, dei colleghi, però anche quello è stato comunque un insegnamento di vita. E solo che ha chiuso l'università, perciò sono dovuto tornare a Casilda, la mia città, e mi sono iscritto all'università di ingegneria a Rosario, a 70 km di casa mia, e cominciai a studiare ingegneria meccanica. Non era la carriera che a me interessava particolarmente, però contemporaneamente facevo delle materie che mi servivano, cioè che sapevo che sarebbero stati molto utili per la mia formazione, perciò geometria, disegno, analisi matematico, materiali, insomma, delle cose che potevano essere utili. E poi nel frattempo andavo anche a fare qualche materia di filosofia, perché adesso vi spiegherò il motivo per cui pensavo che poteva essere utile per un designer imparare anche quello. E ho fatto circa un anno e mezzo, ma anche lì c'era un gran caos, perciò poi sono tornato alla mia città e con l'aiuto di mio papà, che aveva un terreno nella parte molto brutta della città, e lì cominciai con l'aiuto degli amici a mettere insieme una piccola officina, un capannone di 8 metri per 10, e fatto tutto, no, ci abbiamo fatto i mattoni, i portoni, io ho fatto le macchine che andavano dentro per tagliare i tubi, per piegarlo, cominciai a fare degli esperimenti. Ecco, una cosa che ho trovato molto formativa, molto utile fin da ragazzino, era quella di imparare a lavorare con le mani. E per guadagnarmi qualche soldino andavo a dare una mano nel forno di mio padre e a fare dei lavori che poteva fare un ragazzo, e però con quello mi permetteva di comprare poi il legno balsa per fare i modellini piuttosto che lo stucco. Poi ho comprato alcuni attrezzi, un piccolo trapano, e perciò con quello cominciai a fare i miei primi lavori e avere un contatto con la materia, con i materiali. Perché è bello avere un contatto con i materiali? Perché se uno li impara a utilizzarli, si crea un'amicizia, si crea un contatto, no? Perciò se tu lavori il legno, sai che il legno richiede certe specifiche per poterlo lavorare, perciò imparare a lavorare il legno, se tu lo fai come lui vuole, si crea un'amicizia, se riesci anche a parlare con i materiali. La stessa cosa vale anche per i metalli, no? E uno poi, lavorandoli, riesce a capire quali sono anche le potenzialità e anche i limiti. E perciò, nel momento in cui uno deve progettare una cosa, sa che per creare determinate forme le puoi fare sì con alcuni materiali e con altri invece no, non è la cosa più adeguata, perché non è che ci sia un materiale giusto o anche un materiale sbagliato, ma c'è il materiale al posto giusto o al posto sbagliato. E questo lo dovete tener conto, sia come si lavorano i materiali, che come sono anche i processi industriali per trasformare i materiali. Se voi pensate, disegnate una macchina, ad esempio, con un vetro che ha una esagerata doppia curvatura, sicuramente sarà molto molto difficile da poter eseguirlo, e in più se ha una marcata doppia curvatura potrebbe anche creare delle distorsioni ottiche, come quando viene fatta una lente che viene data una certa curvatura per correggere, diciamo, i difetti del nostro occhio, e modificano quello che noi stiamo vedendo. La stessa cosa in questo caso quando fate anche insegnate un vetro di un'automobile, che
ha delle curve troppo o delle doppie curve molto marcate. Ecco, lo stesso vale quando uno deve stampare una lamiera, no? Se uno immagina un passaruota, un cofano, un oggetto così, quando uno lo va a stampare deve cercare di evitare di fare dei sottosquadri, perché se fai dei sottosquadri poi ti vogliono altri stampi che ti servono per appunto aggiungere quelle zone che non sei riuscito a fare al primo colpo. Questo solo come un esempio per quanto riguarda i materiali. E in questa, diciamo, officina, attorno a questa officina, con pochissimo ho cominciato a prendere dei lavori. I primi lavori erano degli sgabelli per un bar, poi con i soldini che ho guadagnato, comprato altri materiali e ho cominciato a fare delle sedie con dei tubi piegati. Mi ero fatto anche la piegatrice per questi tubi. E così fino a mettere insieme i soldini per comprare i materiali per fare una roulotte. Nel 1976-77 avevo, mi sembra, 22 anni e ho fatto la mia prima roulotte completamente, compreso anche i mobili che c'erano dentro. È stata un'esperienza molto molto interessante, perché dopo arrivavano delle persone che magari volevano farsi un camper, una roulotte, e lì ho cominciato ad avere un contatto con il cliente. E perché dicevo prima che era importante studiare la filosofia? Perché il ruolo del designer e anche la funzione, diciamo, del design, in primis è cercare di migliorare la qualità della vita. Cioè, attraverso il nostro lavoro, attraverso le cose che noi andiamo a creare, noi dobbiamo cercare di migliorare la qualità della vita. La qualità della vita di chi? La qualità della vita del tuo cliente, in questo caso. Perciò nel disegnare, ad esempio, le roulotte o i camper, io cercavo di capire, facendo delle riunioni con queste persone, com'è che era conformata la famiglia, quanti erano, che età avevano, qual era il modo in cui loro avrebbero utilizzato questo camper, se gli piaceva andare a pescare, piuttosto che ne so io, quali erano le loro abitudini. Perché? Perché in una roulotte, ad esempio, lunga 3,5 metri, bisognava fare stare 5 persone dentro, un bagno, una cucina, e dovevano stare dentro anche se pioveva. Perciò, se avevano dei bambini, che pioveva, doveva essere, anche se era 3,5 metri per due, i bambini dovevano poter essere lì dentro senza diventare, come si dice, matti, rinchiusi. Perciò il dialogo con il cliente porta al designer a interpretare quello che il cliente vuole. E da noi, chi è venuto magari a conoscere la Pagani, a visitarla, può vedere che ci sono dei cartelli, ma anche i miei colleghi hanno questa mentalità, Alessandro, Antonino, sono dei cartelli dappertutto che dicono che il cliente è il nostro primo datore di lavoro. E lui mangiare alle nostre famiglie. Non sono io, diciamo, quello che do da mangiare alle famiglie dei dipendenti, ma è il cliente che dà da mangiare a tutti noi. Ecco, questo è ad esempio un punto che vi suggerisco di prendere sempre in considerazione. E Steve Jobs diceva: pensiamo con la mente del cliente, perché se pensiamo con la mentalità del cliente, quando andiamo a progettare una cosa, è più facile azzeccare il prodotto e che il cliente poi te la compra. Credo che uno degli errori che spesso fanno alcuni architetti, alcuni stilisti, ingegneri, designer, creativi, è quello di
di pensare, di fare una cosa esattamente come la vogliono loro, come la sentono loro e piaccia a loro. E io credo che sia un errore perché, non sempre noi siamo i clienti di quello che facciamo. Anzi, più delle volte noi non siamo i clienti di quello che andiamo a progettare. E c'è il rischio che io disegno una cosa che piace a me, per me, ma poi non piace al cliente, ok? Perché io l'ho fatto per accontentare il mio ego e il mio gusto personale. Perciò questo è una, diciamo, è un qualcosa che fortunatamente ho imparato da ragazzo e poi questo l'ho portato, cercato di portarle avanti. Tornando poi al tema dell'Argentina, e poi cerco di fermarmi e rispondere alle vostre domande, ho fatto una macchina di Formula 2 che era un po' come la Formula 3 europea. Questa macchina adesso è nella galleria della Pagani, perciò la potete vedere. Ed è stata un'esperienza interessantissima perché pur non interessandomi le macchine da corsa e la competizione in sé, fare tutta una macchina dell'A alla Z è stata un'esperienza bella perché una macchina da corsa la metti in pista. Si va forte, lo dice il cronometro, se va piano, lo dice il cronometro. Perciò ti devi dare da fare per migliorare eventualmente la tecnica, la messa a punto, eccetera. Perciò è stata una bellissima esperienza ed è stata una delle ultime cose che ho fatto prima, di venire in Argentina. Prima di venire in Italia, ho sognato per tutta la vita, fin da ragazzo, di arrivare a Modena per disegnare e costruire le mie macchine. Sapevo che il percorso sarebbe stato lungo e ho cominciato in Lamborghini come operaio di terzo livello, in un momento di una grande crisi economica, un momento molto molto difficile, però è stato anche una grande esperienza, una bellissima esperienza incominciare così e facendo proprio quello che mi veniva chiesto. E anche qui mi ha aiutato il fatto di averle insegnato alle mie mani a lavorare. E insieme a mia moglie siamo arrivati in Italia, che lei aveva 19 anni, avevo 26 anni, 27 anni e appunto siamo partiti da veramente da zero. Poi nel 1900, fra l'84 e l'85, Lamborghini decide di fare un progetto di una macchina con il telaio fatto in materiali compositi, la Countach Evoluzione, un progetto di ricerca, e un ingegnere molto bravo inizia questo progetto, però dopo poco lascia la Lamborghini e mi viene assegnato a me il completarlo e il realizzare questa macchina. È stata un'esperienza bella perché poi è stata la prima macchina, la prima Gran Turismo con un telaio fatto in materiali compositi, fibra di carbonio e dopo questo progetto io ho visto che questa tecnologia aveva un enorme potenziale. Perché vedevo quello? Perché con questi materiali si riuscivano a plasmare delle forme plastiche come poteva essere una carrozzeria, così come si poteva fare anche un telaio. A quei tempi la Lamborghini facevamo la Countach con un telaio tubolare, cioè un telaio fatto in tubi e con una carrozzeria fatta in alluminio e con un'enorme manualità, cioè era necessario arrivava prestampata da Torino e poi si assemblava da noi, però con un lavoro manuale che richiedeva veramente l'esperienza dei battilamieri o delle persone con una grande cultura, con una grande preparazione e esperienza in quello. Quello che notavo era che queste persone erano già delle persone abbastanza anziane e poche persone volevano continuare a fare quell'attività perché probabilmente era un'attività faticosa. E allora, anche osservando questo, ho capito ancora di più che era necessario
andare avanti sulla strada dei materiali compositi. E la fare dei componenti stampati in alluminio non è che non era una buona idea, anzi era comunque una buona idea, solo che i numeri che si facevano ai tempi, ovvero poco più di una macchina al giorno, avrebbe comportato investimenti in attrezzatura per stampare la lamiera non sostenibile. Perciò ecco perché c'era questa enorme componente manuale nel fare questi pezzi. E investimenti invece per fare una carrozzeria in materiali compositi non erano molto elevati, erano una cosa sostenibile. Però la Lamborghini non ci credeva in questo e voleva continuare a fare le macchine con quella tecnologia. Io chiedevo tutti i giorni di poter comprare un'autoclave, perché l'autoclave era determinante per poter compattare il materiale. Noi facevamo i pezzi, li facevamo solo sottovuoto in un forno, e invece era determinante usare un'autoclave. Mi dicevano sempre di no, finché un giorno mi hanno detto che perché dobbiamo comprarla se in Ferrari, nella parte delle macchine stradali, non c'è l'autoclave, non hanno l'autoclave. Ecco, quel giorno sono andato in banca e ho chiesto un prestito per comprare l'autoclave. Il direttore della banca evidentemente era più incosciente di me e mi ha otorgato questo prestito di 37 milioni e mezzo, che erano tipo 18 mila euro di oggi. Parliamo del 1986. E con il contratto dell'autoclave sono andato in Lamborghini e gli ho detto: ho comprato l'autoclave, dove la mettiamo? Questo mi ha detto: ma tu sei proprio matto. E a quel punto ha capito che ero convinto che bisogna andare avanti per quella strada. Allora il direttore mi disse: guarda, prendi in affitto un capannone qua vicino, così tu puoi fare tutti i tuoi paciugli, i tuoi esperimenti. L'importante è però che continui a lavorare anche da noi, perché ormai avevo, diciamo, diverse attività, stavo facendo il disegno della Countach Anniversary, avevo delle parecchi impegni che mi ero preso dentro la fabbrica. E perciò in questo capannoncino cominciai a fare della ricerca, molta molta ricerca. C'era tutto da fare in quel momento lì, non c'erano tanti materiali, non c'erano i materiali ausiliari, i materiali per fare i modelli, i sistemi di verniciatura, perciò in più o meno un anno con qualche persona abbiamo messo a punto un sistema abbastanza completo e poi ho fatto anche un altro sforzo solo, solo nel senso con i miei soldini, che era quella di creare il paraurto anteriore della Diablo. E avevo lavorato sullo stile di questo componente, poi sulla costruzione del modello e anche sull'ingegneria, perciò senza dire niente a loro abbiamo fatto il modello, lo stampo e il pezzo, il ciclo di verniciatura, delle prove di invecchiamento e arrivai con questo componente alla Lamborghini. E un componente rosso che conserviamo ancora e glielo presentai, e come loro avevano paura che i materiali compositi non avessero una grande resistenza all'impatto, e ero già preparato che mi dicessero quello, le ho dato un martello e hanno cominciato a picchiare questo pezzo che non si rompeva. Perciò quello è stato un momento, diciamo, bello, perché in questione di qualche giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto: bene, dai, porta avanti quel reparto che hai sognato, il reparto che hai sempre voluto fare, compriamo anche l'autoclave, così, diciamo, andiamo avanti. Effettivamente abbiamo costruito i primi componenti con questa tecnologia. Per la Diablo erano 7 componenti, paraurti, cofani, alcuni componenti dell'interno, erano 7-8 componenti. E lì è stata la partenza della Lamborghini per il tema dei materiali compositi, con l'autoclave alla fine degli anni '80. Ecco, è stata un'esperienza molto, molto interessante. Sono felice perché oggi quel reparto è cresciuto molto,
Oggi la Lamborghini fa l'Aventador, tutti i materiali compositi, una macchina fantastica, e c'è un'enorme cultura all'interno della Lamborghini per questo tipo di tecnologia. Cioè, sono felice di, diciamo, che insieme a un piccolo gruppo di ragazzi della vostra età circa siamo riusciti a creare questo e a farlo in qualche modo, a darle una continuità. Ecco, vi ho raccontato più o meno quello che poteva essere utile. Non sono Grazie, stato né infatti. alla sonda né alla guaira, ma meglio che risponda alle vostre domande. Sì, infatti sono arrivate un po' di domande, tra cui anche qualcuna di qualche nostro ex studente. Allora, inizio. Quali sono le competenze che nella scelta dei suoi collaboratori ritiene possano rappresentare un valore aggiunto? Cioè, nella scelta dei collaboratori che cosa guarda? Quali sono Allora, sì, caratteristiche? diciamo che è molto importante la passione, è molto importante che questi ragazzi sappiano lavorare in gruppo. A me non, cioè a noi non, onestamente non ci interessano i fenomeni, cioè il primo della classe non ci interessa. Devono essere delle persone molto umili, cioè devono avere un approccio positivo e saper lavorare in gruppo. Purtroppo noi latini siamo estremamente egocentrici, pensiamo di essere molto molto bravi e facciamo una grande fatica a lavorare in gruppo. Perciò quello che noi cerchiamo di vedere, non sempre lo vedi subito, però e questo approccio a collaborare, a interagire, perché alla fine se riusciamo a lavorare così ci divertiamo come quando eravamo dei bambini che giocavamo con i nostri amici, possiamo fare sì che il lavoro diventi anche un gioco. Se invece ognuno si chiude sulla propria idea, non diventa neanche nemmeno più tanto divertente lavorare Certo. insieme, insomma. Se uno è fatto così, è meglio che si metta a suonare la chitarra da solo sotto il portico di Bologna. Un altro elemento importante è quello di, se vuoi lavorare nella nostra compagnia, logicamente devi abbracciare questa filosofia, ovvero questa curiosità, non solo per la parte artistica, che la maggior parte dei ragazzi che sono collegati adesso, indubbio, è la parte più forte che hanno, ma anche la curiosità verso le materie scientifiche e verso la tecnica, perché oggi qualsiasi cosa andiamo a disegnare richiede poi richiede di essere costruita, perciò bisogna avere una buona formazione tecnica, bisogna conoscere molto bene i processi tecnico-produttivi per poter realizzare questa cosa nei tempi diciamo che sono stati previsti e anche a dei costi che sono stati previsti. Perciò bisogna saper mettersi alla prova e avere appunto la umiltà. Cioè un design è una via di mezzo fra un stilista e un ingegnere, ok? Non è né carne né pesce, ma è questo. Perciò per esserlo bisogna logicamente fare dei sacrifici. Cioè, io credo che sia Alessandro Lupo che Antonino, che lavorano da noi, come sì, così tutti gli altri ragazzi, si sono dovuti impegnare, si impegnano per capire sempre di più anche i concetti ingegneristici, perché le cose sono fatte così. Mi chiede, per favore, questa tenda. Cioè, fa un'ora. Si devono impegnare per conoscere sempre di più la parte tecnica, la parte tecnologica, saper confrontarsi con gli ingegneri, disegnare delle cose che siano omologabili, perché le nostre macchine si vendono in tutto il mondo, pertanto bisogna poter disegnare delle macchine che siano conformi. Per questo bisogna indubbiamente avere delle conoscenze tecniche e ingegneristiche.
Bene, allora, qua c'è un ragazzo che è studente di design degli interni da noi, credo da noi dal Politecnico, si chiedeva quale sia il ruolo che lei attribuisce agli interni delle automobili, anche dalle altissime prestazioni come quelle che insomma, produce la Pagani. Certo, l'interno è la prima cosa che noi sentiamo, che ci avvolge, che ci accoglie quando saliamo nella macchina. Perciò già solo quando apriamo la porta, il feeling che ti dà la porta può essere un feeling positivo o negativo. Ti può sembrare che la porta è molto leggera, e quando sei dentro ti sembra che quella porta leggera non ti protegge, perché una porta serve per sentirti che stai dentro qualcosa e questa cosa ti deve proteggere. Vai a toccare il volante, cioè il volante deve essere un prolungamento della tua mano, perciò la forma, la durezza, il feeling che ha deve essere appunto come le tue dita. Il cruscotto deve essere facile, il quadro strumenti facile da leggere, tutto deve darti, ti deve comunicare qualche cosa. Poi penso che voi studiate ergonomia, perciò ecco, lo studio dell'ergonomia appunto ci insegna qual è il rapporto fra noi e le cose, no? Pertanto quello che penso che c'è da creare è lavorare per instaurare un dialogo. Ovvero, quando tu entri dentro l'automobile, così come quando entri dentro una casa che ti sei disegnato, un ambiente che ti sei personalizzato per te, la tua camera, insomma, che è la cosa dove hai i tuoi quadri, il tuo letto, le cose che hai messo lì dentro che sono tue, se quello che senti è che quando entri, queste cose ti stanno aspettando, cioè tutti questi oggetti che sono all'interno della camera ti aspettano. Ecco, quando uno entra dentro un'automobile, deve appunto sentire quello che forma l'interno della macchina è un qualcosa che sta aspettando che tu entri per comunicare e per raccontarti qualcosa. Quello che c'è da fare è instaurare questo dialogo. La seconda era relativa a che cosa consiglia ai giovani di Chiaramente come. io non ho delle formule magiche. Quello che posso suggerire a tutti è che le cose si fanno col lavoro, bisogna veramente lavorare, fare dei sacrifici e quando uno cade alzarsi di nuovo e continuare a lottare. Se io che sono una persona che sono venuto dall'Argentina, da un posto dove non c'era, ripeto, nessun tipo di cultura né artistica né tecnica. Non sono stato nemmeno mai così bravo a scuola e nemmeno mai così bravo a disegnare. E ho fatto sempre molta fatica per poter così realizzare le cose. E se così una persona che era 3 piani sotto zero, diciamo, riesce a fare, è riuscita a farlo in anni anche estremamente difficili, e dove non c'era internet, non c'era niente, non c'erano i libri per studiare, i pochi libri erano in inglese, io non sapevo l'inglese, me lo dovevo far tradurre e molte cose non le capivo, non c'erano dei libri di come disegnare, il primo Certo. libro di come imparare a disegnare me l'hanno comprato in Italia negli anni 84-85, come disegnare automobili, insomma, se sono riuscito a fare questo. Voi ragazzi, con i mezzi che ci sono oggi, la possibilità di studiare, le scuole, e il mondo in cui viviamo, dove tutto è molto, diciamo, è tutto molto alla nostra portata a livello delle conoscenze, e sicuramente ce la potete fare molto meglio di me. Allora, Antonio mi scrive: maestro, lei ha un pensiero differente dalle persone che svolgono il suo stesso lavoro. Come ritiene che possa essere il prossimo scenario nel settore automotive da Ah, porre? vedi, quello che sta succedendo adesso
Certamente che è una cosa molto triste, molto molto brutta, peggio diciamo di tutte le altre crisi, peggio della crisi del petrolio degli anni 70, della guerra del Golfo, della crisi del 2009 e delle guerre, peggio anche della seconda guerra mondiale, questo diciamo, perché in questa crisi sta morendo tanta gente. E soprattutto, datemi 3 minuti o 5 per parlare di questo, muore la nostra gente migliore, muore la gente che è anziana, che ha fatto la seconda guerra mondiale, che ha fatto dei sacrifici incredibili e che ci ha regalato, e ha regalato anche a voi ragazzi questa Italia, questo benessere che abbiamo oggi. E perciò è una enorme responsabilità quella che noi abbiamo oggi, chi ha il lavoro e chi ha la fortuna di avere un lavoro. Dobbiamo veramente abbracciarlo perché proprio come un tributo all'insegnamento che ci hanno dato questi vostri nonni, i vostri genitori, insomma le persone anziane. Io credo che le crisi siano anche un'opportunità e questo periodo che stiamo vivendo, secondo me, è un periodo che apre uno scenario che comunque alla fine, dopo che avremo toccato il fondo, avremo capito che comunque le possibilità ci sono e probabilmente ci sono anche più di prima. Cioè, non voglio sembrare un filosofo, però quando iniziai il progetto della Zonda, nei primi anni 90, c'era stata la guerra del Golfo e aveva portato a una crisi impressionante tutto il settore delle supercar. La maggior parte delle fabbriche ha avuto un grande problema, Lamborghini in cassa integrazione, perfino Ferrari ha avuto problema, Aston Martin, Jaguar andarono sotto la Ford, Rolls-Royce andò sotto la BMW, cioè tutte queste fabbriche andarono in crisi. E io in quel momento lì, che nessuno avrebbe investito un centesimo in una supercar, ho pensato che un giorno, dopo il buio, ci sarebbe stata la luce. E un giorno sarebbero ripartite le gare e se uno aveva idea era importante preparare bene la macchina, lavorare bene per partire nelle prime file. Perciò per me è stato un incentivo, una spinta importante partire nel momento più brutto, ok? Perché è stato uno stimolo, ecco, tutto lì. Certo. Ecco, perché io penso che adesso non pensiamo che tutto cambierà e l'automobile continuerà avere 4 ruote, continuare ad avere un motore termico, poi ci sarà anche la macchina col motore elettrico, però la macchina che regala emozione, la macchina che ci fa sognare, sarà comunque, credo, almeno per i prossimi anni, almeno quello che vuole un cliente, sempre una macchina che ha un volante, che ha un pedale del freno e che fa le cose che noi bene o male le chiediamo di fare. Perciò la mobilità penso che cambierà, sì, però per l'appassionato dell'automobile le macchine continueranno a essere o termico o elettriche, ma le guideremo prevalentemente noi, poi un determinato tipo di macchine. Certo, studenti di Potete fare farsi anche delle domande a Antonino o Alessandro, no? di palesarsi, non vedevo Sì, neanche l'ora di salutiamo a salutarvi. tutti. Ecco, aspettate che intanto vi saluto che è un sacco che non vi sento e sono molto contenta di sentirvi. E anche per allora, ti trovo ben male. Ciao. Ciao, ciao. No, volevo sapere qual è stata la vostra di esperienza, insomma, è raro riuscire a beccarvi per insomma, farvi raccontare qualcosa anche a voi. Chi vuole iniziare?
Quindi tocca ad Alessandro. Sei fregato. Ale. Vabbè, dai, inizio io. Ah, diciamo che è stata una grandissima sorpresa perché, se non ricordo male, il master è terminato inizio giugno. Sì. Se non ricordo male. E poi ho ricevuto la chiamata dalla Paganato Mobili a luglio, quindi praticamente un mese dopo. Ovviamente mi sembrava addirittura all'inizio uno scherzo, magari un qualcuno che mi aveva scritto via me dicendo... I miei colleghi di corso mi hanno fatto uno scherzone, tipo... Esattamente. Invece... Scendo lì. Invece no, per fortuna era tutto vero. Diciamo che all'inizio mi sono sentito molto, molto piccolo perché non mi aspettavo questo mondo che mi si presentasse in questa maniera, in quanto uno studente che aveva fatto sì esperienza con il TAD, si era informato, si era argomentato, aveva studiato e tutto, però una volta poi entrato nel mondo del lavoro e soprattutto in Paganato Mobili, ti rendi conto che le cose sono un po' diverse da quelle che ti aspetti. In positivo, attenzione, perché comunque ci sono delle responsabilità, bisogna confrontarsi e soprattutto si continua ad imparare. Ad oggi sono 5 anni che sono in Paganato Mobili e vi dico, non c'è giorno in cui non smetto di imparare un qualcosa, che sia qualcosa di professionale, qualcosa di tecnico, anche a livello personale, umano, insomma. Anche perché diciamo che il bello della Paganato Mobili è quello di potersi confrontare con tantissime persone, dato che, come ha detto il signor Pagani, non siamo separati. Siamo praticamente un unico team di designer, ingegneri, elettronici, reparto sperimentale. È bello anche di confrontarsi direttamente con il signor Pagani stesso, che non è una cosa da sottovalutare, attenzione, perché magari in altre realtà non si ha il contatto diretto con una persona che abbia così tanta esperienza o comunque non si ha il contatto diretto con quello che è il capo. Quindi certo. Il confrontarsi appunto... parlare, venire a conoscenza di storie sono molto stimolanti e sono anche esperienze comunque tu assimili indirettamente. Quindi è una fortuna. Messaggi di WhatsApp alle 3 del mattino, alle 4, sabato, domenica, perciò si devono... Ecco. Sempre. E vabbè, d'altronde è così. Il mondo del lavoro è da quello che... Spesso, non so se vi ricordate le fasi finali del master, cosa vi dicevo, ragazzi, è solo allenamento, eh? Vi ricordate? Assolutamente, sì. Assolutamente. Per quanto il master sia stato molto utile, comunque c'è da dire che è un 30% poi della vita reale che sarà. Ecco, quindi siamo anche buoni. Sì. Bene, bene. Antonino, vuoi aggiungere qualcosa? Ma allora, io volevo aggiungere una cosa che aveva in parte spiegato il signor Pagani e anche Alessandro, che in realtà lavorare insieme al signor Pagani è proprio un vero e proprio insegnamento che viene mirato alla crescita professionale e anche personale, che ci insegna proprio un metodo di lavoro che ci aiuta ad essere proprio i primi critici di noi stessi. Quindi al fatto che non ci si deve innamorare al primo colpo di un qualcosa, che spesso a un designer diciamo che inizia un lavoro, spesso può succedere una cosa che il primo disegno che si fa subito lo si immagina come se fosse il primo finale. Ma in realtà si diventa poi così ipercritici che a un certo punto... arrivi e dici no, ma questo lo posso fare meglio, questo lo si può migliorare e si può fare ancora di più. Sì. E questa è una cosa che appunto il signor Pagani mi sta insegnando ogni giorno e per questo lo ringrazio anche. Ma questo, ragazzi, non è il signor Pagani, io faccio la parte del cliente. Diciamo, io sono quello che sta immerso fra tutti i ragazzi che lavorano in Pagani e il cliente, no? Perciò, se noi siamo esigenti, ok? Proviamo a immaginare uno che spende 3 milioni di euro per una macchina, quanto lo sia. Cioè, ha tanti più diritti rispetto a noi. Perciò, più esigenti siamo noi,
più ci avviciniamo alle aspettative del cliente. E io sono l'intermediario, diciamo, in questa cosa. Un ex studente, Kurosh, che in inglese, ma io traduco, chiede se Pagani sta investendo nell'elettrico. C'è un qualcosa che ci potremmo aspettare da Pagani nel vicino futuro o nel lontano futuro? Allora, visto che l'ho già dichiarato pubblicamente questo, non ho problemi a ripeterlo. Finora nessun cliente e nessun dealer ci ha mai chiesto una macchina elettrica. I clienti ancora, anzi, non vogliono nemmeno le macchine ibride. Vorrebbero le macchine preferibilmente con i carburatori, perciò con cambio manuale. Detto questo, un paio d'anni fa noi siamo partiti con un piccolo team a studiare una macchina elettrica. La nostra idea sarebbe quella di progettare, costruire questa macchina e presentarla nel 2024. Perciò con questo piccolo team stiamo lavorando con molta passione, con molta determinazione. Certamente non è un argomento facile, perché che cosa emoziona un cliente che si compra una macchina come una Ferrari, una Lamborghini, una nostra macchina? Il sound, cioè questi motori, noi abbiamo il 12 cilindri, perciò questo sound, il cambio, cioè il cambiare marcia, insomma tutta una serie di cose, il rumore, tutta questa serie di sensazioni che per tantissimi anni ci hanno regalato le supercar. Pensare a questa macchina silenziosa sicuramente potrebbe non interessare a nessuno, però per noi è una sfida molto molto più grande, perché oggi più o meno le macchine che facciamo, più o meno troviamo dei clienti che le comprano, no? O che le aspettano, e adesso ok, siamo magari di fronte a un periodo come questo da adesso che potrebbe anche crearci dei grossi problemi anche a noi, ma più o meno in media noi le macchine che facciamo di solito le vendiamo anche quasi prima di incominciare a costruirle. E invece la macchina elettrica forse non sarà così, perché forse non regalerà emozione. Allora il nostro, la difficoltà, la sfida è quella appunto di creare una bella macchina che sia in grado di regalarti tutta una serie di emozioni, non soltanto una brutale accelerazione, perché sappiamo che con un motore elettrico questo è facile, ma ti deve regalare un'emozione. Contrariamente, non c'è un motivo per cui una persona decida di comprarsi un oggetto così. Certo. Com'è cambiata la figura del car designer negli ultimi anni, soprattutto a livello di competenze durante il processo progettuale? È una domanda molto molto interessante questa. Come era storicamente, diciamo? Allora, c'erano alcune aziende che avevano all'interno il loro centro stile, ad esempio Mercedes ha sempre avuto all'interno il loro centro stile, e la maggior parte di questi, delle persone che lavoravano dentro, erano degli artisti, cioè venivano fuori persone che erano, dipingevano molto bene, praticamente degli artisti, persone con una capacità incredibile di fare un bellissimo dipinto, ok? E poi all'interno di queste aziende c'era la parte dell'ingegneria, perciò una volta che in questo reparto di stile veniva fatta questa macchina, poi veniva magari costruito il modello con della gente che lavorava il gesso, il materiale che si lavoravano ai tempi. Dopodiché questo progetto andava all'area dell'ingegneria. L'ingegnere, in quel caso, non conosceva niente di stile, non aveva per la maggior parte nemmeno la sensibilità artistica, ok? Perciò molte volte nascevano delle liti, più delle volte, perché l'ingegnere, nel cercare di produrre questa macchina, diceva
però lo stilista non ha disegnato, non ha messo i fari nella posizione che le doveva mettere, ha fatto questo vetro troppo curvo, troppo inclinato, e ha messo i paraurti a un'altezza che non si possono omologare. Insomma, tutti questi aspetti che nascono quando lo stilista non tiene conto di quelli che sono tutti i parametri e tutte le normative che poi bisogna rispettare. La stessa cosa che ho detto riguardo i centri stile, tipo la Mercedes che aveva questo centro stile, capitava anche a Torino. Cioè, a Torino, ricordiamoci che storicamente ci sono stati gli stilisti più prestigiosi del pianeta, Pininfarina, Bertone, Giugiaro, cioè questi centri di ingegneria, che lavoravano per le case automobilistiche. In alcuni casi, in alcune situazioni, da quello che mi raccontano, che mi hanno raccontato loro stessi, facevano forse semplicemente una linea, un design, un modello, e poi le case automobilistiche le portavano in produzione. Ma molte volte questi modelli, questi disegni venivano torturati dagli ingegneri. Allora, una ventina d'anni fa, più o meno, e credo che Giugiaro con la Ital Design sia stato il primo, cioè uno degli artefici più importanti di questo enorme cambiamento, e Giugiaro ha cominciato a disegnare le macchine, e aveva però di fianco a lui un ingegnere e una persona estremamente preparata nell'industrializzare questa macchina. Infatti la Ital Design faceva, fa anche oggi, lo stile, il design, ma anche tutta l'ingegneria fino a farti i prototipi funzionanti di queste macchine. Perciò queste discipline messe insieme indubbiamente hanno permesso a Giorgetto e a tutto il suo team di imparare molto tutte le questioni tecniche, confrontarsi, gli stilisti che si confrontano con le diverse fabbriche, i loro diversi clienti. Perciò a che cosa le ha portato? Le ha portato la cultura della produzione, no? È quello che serve a disegnare una macchina che deve andare anche in produzione ai costi che ha definito la casa automobilistica. Perciò direi che l'integrazione di due mondi. Esatto, direi che il cambiamento più importante che dopo, diciamo, è stato anche abbracciato all'interno portato avanti anche all'interno delle case automobilistiche, perché oggi diciamo che la maggior parte delle case automobilistiche all'interno ha il suo centro, lo chiamano de stile, ma in realtà è il centro del design, perché affrontano anche entrambe le discipline. Ecco perché è quel motivo per cui prima vi ho detto quanto è importante che voi, oltre alla vostra formazione, diciamo, artistica, provate a imparare, a coltivare la vostra formazione tecnica, così quando andate a lavorare siete già molto più preparati. Diciamo che il nostro mestiere è un mestiere affascinante, è, non lo so, forse il mestiere più bello al mondo, perché ci dà l'opportunità come stilisti, come creativi, come persone che immaginiamo di volare, cioè di prendere il volo. E volare penso che sia una delle cose più meravigliose, più belle che ci sono in questo mondo. Io ho di fronte un lago con un'isola piena di uccelli, e vedo tutti i giorni come volano questi uccelli. E non potete immaginare, anche adesso le sto vedendo, quanto le invidio. Quanto invidio il loro volo. Ecco, noi designer abbiamo la possibilità di volare. Nella misura in cui impariamo la tecnica, abbiamo anche l'opportunità di appoggiare invece i piedi per terra. Perché? Perché l'ingegnere
ha l'abitudine di camminare con i piedi molto appoggiati per terra, non riesce a volare l'ingegnere, perché non le ha insegnato la cultura, diciamo, dell'università, le ha fatto stare dentro un ambiente così molto chiuso, perciò non le ha insegnato a volare. Ecco, però ci sono degli ingegneri che si sono dati da fare per imparare anche loro a seguire la scuola di Leonardo e hanno imparato un po' a volare anche loro. Ecco, noi designer abbiamo la possibilità di volare e quella di appoggiare i piedi per terra per prendere delle decisioni scientifiche con più cognizione di causa. E poi c'è un nostro studente che ci chiede se si usa ancora il clay modeling, che è stato abbandonato da alcune case automobilistiche, e quale apporto dà al progetto, nel caso che si usi ancora. Esatto, allora diciamo che noi non abbiamo mai lavorato il clay, mai, però non perché non sia una tecnica valida, perché abbiamo incominciato utilizzando materiali diciamo diversi e abbiamo imparato così. E oggi potete immaginare, da quando noi finiamo ad esempio un disegno e il tempo che trascorre per avere il modello fisico fatto a controllo numerico, è impressionante la velocità con cui noi riusciamo a avere i modelli, che poi sono molte volte anche dei modelli che poi servono a fare uno stampo, così. Perciò noi ormai utilizziamo una tecnica dove facciamo dei modelli rigidi, non, certo. Forse sono più difficili da modificare, ma qualche volta finiamo oggi una matematica e se la modelleria è pronta per fresarla, in 2 o 3 giorni abbiamo il pezzo in mano. Non si riuscirebbe con nessuna, credo, tecnologia a farlo così velocemente come facciamo. Facciamo anche tanti modelli in scala, anche modelli parziali. Sì, ecco, forse quello che stiamo valutando in questo momento è la prototipizzazione rapida, però diciamo che anche in questo momento la facciamo fare all'esterno. E adesso che abbiamo il nuovo centro di ricerca e sviluppo, e abbiamo anche il nostro centro stile dentro, perciò probabilmente incorporeremo questa tecnologia. Potete lavorare e lavoratelo, perché almeno a casa potete farlo. Ecco, no, noi nel master lo utilizziamo anche proprio come processo didattico per la percezione della complessità della superficie tridimensionale, che non è un tema banale. Trovo che sia una cosa molto utile. Anche diverse scuole, sono stato in Pasadena, che ad esempio loro fanno tutto col clay, e non c'è dubbio che sia una cosa molto molto utile. Quando si progetta una supercar, quali sono i 5 punti da tenere bene in mente? Diciamo, quando si progetta un'automobile o una qualsiasi cosa che uno fa per conto terzi, in questo caso uno lo può fare anche per un'altra compagnia, comunque è fondamentale rispettare la filosofia, la identità del marchio. Io ho lavorato in Lamborghini per molti anni e ho cercato di disegnare delle Lamborghini. Quando ho cominciato a disegnare una Pagani, disegnavo le Pagani. Ho lavorato per la Renault in un progetto molto interessante e quando ho lavorato con loro ho cercato di disegnare una Renault. Perciò credo che la cosa fondamentale è disegnare un qualcosa che dia continuità al marchio e tenere conto, diciamo, del target del cliente. Perciò se questa macchina sarà comprata da una persona che ha 20 anni, 40, 50, perché a secondo il cliente e l'età del cliente, il cliente può avere esigenze e anche può emozionarsi con una cosa piuttosto che con un'altra. Ma questo non è soltanto valido, questo concetto, quando si disegna un'automobile. Anche quando si disegna un mobile o altra cosa, uno deve capire che cosa è che fa emozionare il cliente e generare qualcosa, creare qualcosa per questo cliente. Generalmente
una persona che si compra una supercar è una persona che intanto le supercar, le nostre macchine, alla fine sono inutili, perché non è che ti compri un, cioè non è che noi facciamo ambulanze o facciamo le macchine che servono per portare i bimbi, e noi facciamo delle macchine che uno potrebbe farne anche a meno, così come anche un quadro, una scultura o anche un gioiello costoso. E che cos'è che di solito noi cerchiamo, vogliamo, ma succede a qualsiasi persona, vogliamo avere quello che quando eravamo giovani e non avevamo una lira ci faceva sognare, ok? Questo è il desiderio di tutti, ecco perché per chi ha, non lo so, 40 anni, il sogno è, non so, avere una Countach, perché magari quando ne aveva 20 era, o una Ferrari testa rosa, che ne so, o per chi ne ha 50 anni avere, non so, una Alfa Romeo, che era la Spider, che era la macchina che quando aveva 20 anni non aveva un soldo, voleva avere. Perciò noi cerchiamo sempre di accontentare le passioni che ci hanno fatto come si dice, emozionare, e nell'auto noi diciamo il poster che avevamo dietro al letto, no? Certo. Perciò, perciò quando noi andiamo a disegnare una vettura, quello che cerchiamo di individuare, analizziamo il profilo della persona che la va a comprare e andiamo a studiare appunto con questo profilo cosa è che faceva emozionare quella persona, diciamo, quando non aveva una lira. Adesso è difficile perché quando sono partito con la Zonda, le persone che potevano comprare questa macchina erano delle persone di 45-50 anni in su per il valore, no? Per quanto erano costose queste macchine. Adesso invece, non so, nella Silicon Valley, tutto che in Cina o anche in altre parti, ci sono delle persone molto molto più giovani che hanno la possibilità di comprarsi una Ferrari, una Lamborghini, perciò l'età media per acquistare questa macchina si è abbassata, perciò è diventato anche più difficile individuare esattamente come deve essere la macchina, perché devi accontentare due profili che sono diversi. Mi sembra che io ho detto tre, pure rispettare quello che ho detto prima, i concetti tecnico-produttivi per fare in modo che la macchina costi quello che ha chiesto la compagnia, che costa, e poi farla bella, perché una cosa bella, diciamo, è più facile da vendere. Va bene, allora guardi, io per non rubarle ancora il suo tempo e ringraziandola per di tutto il tempo che ci ha dedicato, grazie mille, è stato veramente un onore, un piacere averla con noi. E... grazie, comunque grazie di questo invito, è bello sapere di essere collegato con tanti ragazzi giovani, mi piacerebbe avere veramente la vostra età, perché quando uno è giovane riesce veramente a fare tante cose, e niente, abbracciate la vostra vita, e i momenti di tristezza che stiamo affrontando ci devono aiutare a crescere, ci devono aiutare a essere più umili, perciò la carriera del designer è una carriera che richiede non solo quella, ma richiede un'enorme umiltà, perché solo la umiltà ti permette di migliorarti e di imparare. E niente, spero di venire al Politecnico a trovarvi. Grazie, amo Milano, grazie. Vengo a studiare Leonardo, la vita di Leonardo a Milano, cioè la casa a Milano. C'è stato il 5 centenario l'anno scorso. Lo so, infatti. Un sacco di cose. Perciò, grazie mille, è stato un piacere, la ringrazio ancora. Grazie. Salve.